Ragazzi, sempre una cosa che toglie il fiato, nel senso che innanzitutto viaggio, quindi passione e tutte le cose che noi viviamo sulla strada. Viaggiando in solitaria ho imparato a stare bene, a godere, a cercare di far vedere alle persone tutto quello che io incontro. Poi succede una cosa che arriva che non ti basta più, per cui la passione è la cosa più bella, poi è riuscire a condividerla e quindi a trovare non un compagno di viaggio, ma se trovi una compagna di una vita, come è successa a sta coppia, riesce a buttare la condivisione e amplificare quelle che sono le sensazioni, la bellezza dei posti e tantissime cose. Per cui lascio la parola a loro, perché a parte, nel senso, Abe, che l'avete visto con le cose che abbiamo parlato di White Blog e altre cose che lui fa, ha fatto anche un'altra cosa meravigliosa, perché qui stiamo parlando di un incontro di anime, lei e lui, per cui parla tu, perché okay, è la tua vita. Ciao a tutti, allora, questo progetto che abbiamo iniziato a mettere in piedi, diciamo, da poco, però è un progetto nel quale noi crediamo molto, e essendo io che ho viaggiato parecchio in solitaria, lei che è la mia compagna anche, ci siamo ritrovati, diciamo, sulla stessa strada, sulla stessa lunghezza d'onda, e abbiamo deciso di mettere in piedi questo progetto che si chiama Coppia Avventura. È partito tutto, diciamo, quasi per scherzo su Instagram, con una semplice fotografia raccontando quello che stavamo facendo, e da lì ha preso una condivisione di emozioni, di cose, di passioni, sì, cose che hai vissuto. Sì. Avevamo il nostro profilo, diciamo, ognuno il proprio, e abbiamo detto proviamo a fare questa cosa qua anziché mettere le foto divise e creare questa pagina. Sì, perché poi la cosa pagina più bella non è solo condividere la vita, ma trovare una persona che non solo che condivide, che non si lamenta e che vive la stessa emozione insieme. Alla fine è come se io stessi viaggiando da solo, perché siamo una cosa sola. Voi che vi completate, no? Sì, siamo proprio, non serve neanche né parlare né dire niente, andiamo. Avete le stesse sensazioni e le stesse emozioni. Sì. La cosa bellissima è che io e te stavamo parlando e lei sta zitta, per cui volevo sapere se... Io penso che comunque, dicono tutti, gli opposti si attraggono, noi in realtà siamo uguali e siamo attratti. Per cui se riesci a condividere tutto quello che dice in tutte certo le cose, sì, nel senso, con la stessa passione del viaggio, di tutto quello, nel senso che ti puoi inventare al momento, anche magari se lui ti dice domani mattina partiamo a fare questa cosa, io ci sono. Sì. Cioè, nel senso, è quello che senti anche tu, guarda. Sì. Per cui non è solo una cosa nata su Instagram per far vedere che una coppia può condividere la vita, ma si sta condividendo davvero, questo riagganciarsi. Sì, Instagram è stato, diciamo, un po' come la copertina, però c'è un po' il nostro stile di vita, diventa. Sì, copia avventura, siamo noi. È proprio quello che dice, è la mia vita e la mia vita è questa, per cui condividerla in coppia tra due persone, come può essere anche con un gruppo di 3 o 4 amici, per dire, no? Però proprio il condividere il viaggio, il condividere la vita, il condividere le scelte, penso che sia il punto di arrivo, che è difficile arrivarci, di tante coppie, quindi lasciamo stare che può essere una cosa, nel senso, o più di nicchia o comunque di stranezza della normalità, degli altri discorsi che facevamo più oggi. Sì. È un insieme di cose che si vanno a incastrare, che anche solo basta guardarsi negli occhi e dire ok, bene, o fai quello che vuoi, vengo anch'io. Senza lamentarti o... Infatti, quello che ti dicevo prima, sembra di viaggiare da soli, che non va fraintesa come però solo nel senso è proprio... Quando siamo anche una parti... cosa sola, e quindi... Non facciamo fatica. Non facciamo fatica, non è che uno... No, perché anche quando parti in solitario, no? Poi dici, ok, benissimo, ci sono degli amici che si vogliono aggregare, ognuno ha il suo modo di guidare, il suo modo di svegliarsi al mattino, di fare le cose, per cui finisce sempre che tu aspetti o fai delle cose che non vuoi fare, che avresti fatto se avresti portato il viaggio da solo, no? Per cui sei limitato. Sì, perché poi sei sempre alla ricerca del tuo spazio. Secondo me, esatto, che bisogna trasmettere sia per il rapporto che voi vivete, per quello che voi fate insieme, è il discorso della libertà totale, nel senso sentirsi liberi in coppia, perché c'è la condivisione totale di quello che fate. È
perché noi siamo così, sì, nella vita, bella, no? È la cosa più bella del mondo. Infatti, per cui... se te guardi anche sul canale di YouTube, c'è una serie che si chiama Il viaggio senza meta. È stata una semplice settimana, cioè non è stato il viaggio che dici, siamo... No, è stato un viaggio senza meta. Però, cioè, siamo partiti, ci siamo guardati e ho detto, dove andiamo? Boh, andiamo verso sud. Partiamo. Avete la stessa voglia di partire, di andare. Ah, sì. E man mano cercavamo dove fermarci, posti, poi vabbè, ovviamente avendo, cioè girando anche con Teddy perché è sempre con noi, quindi ti imbatti nelle solite cose, no? In questo campeggio no, però non ti perdi, dai, sono, boh, sono va tutte bene, cose che non ti danno limitazioni, quando trovi la cosa della complicità massima ti unisce e non ti limita. Sì, a volte ti sembra anche una cosa strana perché dici, cioè, non ti sembra quasi vero come era poi, dici... Ma è vero, è così. È proprio anche perché quando io facevo le cose nella quarantena, no, dicevo a tutta la gente, cioè, cercate di programmare, di conoscervi, perché tante persone che vanno fuori da lavorare la mattina fino alla sera, poi si trovano di colpo a non andare più a lavorare, stare chiusi in casa, nascevano i divorzi, le discussioni, non conoscevi neanche tuo figlio, per dirti, no? Per cui il discorso della quarantena è che io continuavo a parlare, a dire cercate di unire le vostre passioni, appena poi finisce tutto cominciate a viaggiare e fare, se i ragazzi veramente l'hanno fatto, per cui i servizi che noi stiamo facendo, la cosa bella è che vi sto dimostrando tutto quello di cui io parlavo del periodo della quarantena e degli altri servizi, per cui si può, siamo qua, loro sono reali, non è che sono fumetti, per cui anche altri servizi che abbiamo fatto con la gente veramente che vive in maniera diversa, cercate di veramente coltivare i vostri sogni e non un consiglio, ma una cosa che mi piacerebbe dire, non smettete mai di trovare l'anima gemella, perché l'anima gemella c'è e qua ne abbiamo la prova. E non smettete mai di sognare, soprattutto. Non smettete mai di sognare, vivere sempre delle vostre passioni. Per cui sempre un piacere con loro, ne vedrete anche tantissime altre cose. Il nomade, The Rules, Ave. Mary. Meno male, ha parlato. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.